Anzi, ma che fate la guardia? Gli operai di una fabbrica di pasta del Salento, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battistone, Assani, Sciapi, vengono licenziati dal cavalier Tammaro per far posto ad una galleria d'arte contemporanea allestita nei locali del pastificio, attività più redditizia e con spese di personale ridotte all'osso. I tre, infatti, grazie alla moglie di Salemme, Donatella Finocchiaro, assunta come interprete dalla ditta, vengono impiegati come guardiani a 400 euro al mese. Si incontrano così due mondi distanti ed opposti, quello elitario incomprensibile ai più dell'arte contemporanea e quello popolare costretto a fare i conti con la sopravvivenza e con l'arte di arrangiarsi. Queste erano le intenzioni del regista di Senza arte né parte, Giovanni Albanese, che affronta il tema del precariato lavorativo trasformando la tragedia in commedia sulla scia della tradizione cinematografica del passato, con un occhio particolare a capolavori come I soliti ignoti e La banda degli onesti. Quanto si è ispirato quindi al nostro cinema del passato, che è una tradizione ingombrante che però ha sempre il suo peso, insomma, oggi? Guarda, mi sono ispirato parecchio come affettività, cioè la commedia italiana è enorme, stupenda, Monicelli, Risi, Scola, Il Germi, chiaramente I soliti ignoti, La banda degli onesti, ma anche situazioni non italiane come Fulmonti, eccetera, mi hanno dato degli stimoli. Francamente, ispirarsi e trarne profitto da situazioni enormi come la commedia all'italiana non è altro che fare una cosa buona. I nostri protagonisti però non si arrendono ad un destino da disgraziati ed iniziano a capire le potenzialità economiche delle opere d'arte per riscattarsi da un presente difficile. Perché allora non replicare quelle opere, magari spacciandole per vere ad avidi collezionisti o galleristi romani attenti al soldo e non all'arte? Nascono così simpatiche situazioni comiche all'insegna di un altro tipo di arte, tipicamente italiana, l'arte di arrangiarsi. Secondo me non è un emblema dell'italianità soltanto. Se tu pensi a un film che in qualche modo precede il nostro, che è Fulmonti, no? Sull'arte di arrangiarsi, e appunto quelli sono inglesi, anche loro operai licenziati e si reinventano come ballerini spogliarellisti. Quindi alla fine è proprio la voglia di vivere il messaggio, non è solo l'arte di arrangiarsi. Tutti quanti noi, quando ci ritroviamo in un momento di difficoltà, la speranza è di essere ottimisti, non pessimisti. Il mestiere dell'attore vive per sua natura un po' di precarietà, no? Questa parola ormai è divenuta, ahimè, di uso comune. Voi ormai siete attori di successo, attori navigati, magari pensando ai vostri esordi. Come avete vissuto, con quale stato d'animo avete vissuto il senso di precarietà del vostro mestiere? All'inizio sì, è stata dura, perché pensa che nel momento in cui scelsi, ho detto io voglio fare l'attrice, farò solo quello e iniziavo a fare solo teatro. Dopo qualche mese sono rimasta disoccupata per 9 mesi e non è stato facile. Avevo il mio compagno che invece lavorava al teatro e è stato un momento difficile, ma nel momento in cui ho capito che faceva parte del mio mestiere, ed è stato all'inizio, quindi avrei potuto anche cambiare strada subito, però nel momento in cui ho capito che questo faceva parte del mio mestiere e ci stava tutto, erano dei momenti in cui dovevo vivere la vita, perché l'attore, se non riesce a vivere la vita, diventa solo un automa, un robottino che fa i vari personaggi, un po' tutto. Vivo ancora con questa... ricordo che è talmente forte che io non riesco proprio, è difficile che dicano a un lavoro, perché mi sembra sempre impossibile che mi chiamino a lavorare, perché io ho fatto una doppia gavetta, sia quella come attore e poi a un certo punto mi sono messo a fare le cose mie, la mia compagnia, e quindi una seconda gavetta, per cui per me la gavetta è uno stato naturale, gavetta e precariato hanno più o meno lo stesso significato.